Iniziamo a vedere le tecniche pratiche per la soluzione di un circuito elettrico, cioè per la sua analisi e la determinazione delle grandezze elettriche di nostro interesse. Partiamo dalla determinazione della corrente che scorre in un bipolo. In generale, per determinare una corrente o una qualunque grandezza elettrica in un circuito elettrico, risulta abbastanza difficile poterlo fare. Come dire, direttamente in un unico passaggio, a meno che il circuito non sia estremamente semplice. Però adesso, vediamo dei casi concreti in cui è possibile determinarne la corrente. Partiamo da una considerazione generale. Per determinare la corrente in un bipolo, io dovrei conoscere quella che si chiama la caratteristica esterna del bipolo. Cos'è la caratteristica esterna di un bipolo? La caratteristica esterna di un bipolo è, in generale, la conoscenza dell'andamento della corrente al variare della tensione o viceversa della tensione al variare della corrente. Quindi per conoscerne la caratteristica io di solito posso avere due informazioni. Ho un'informazione di tipo matematico, in cui io so che la corrente in un bipolo è funzione della tensione V. Funzione della tensione V, oppure viceversa, conosco la formula matematica che mi dice che la tensione V è funzione della corrente I. Praticamente questo si può tradurre in una conoscenza di uno o due grafici che esprimono lo stesso concetto. Quindi nel primo caso ho sulle ascisse la tensione, sulle ordinate la corrente nel bipolo e il grafico mi dà un andamento che disegno così qualunque, che mi descrive appunto come varia la corrente al variare della tensione. E quindi io in questi casi, punto per punto, potrei determinare per un certo valore V1 di tensione il corrispondente valore I1 di corrente nel bipolo che sto studiando. Oppure, così come matematicamente posso avere l'altra funzione, la caratteristica esterna potrebbe essere data dove la tensione viene data in funzione della corrente, e allora un'altra curva, disegno anche in questo caso a piacere, libera, e stesso modo, punto per punto, potrei stabilire che per una certa corrente I1 in questo caso corrisponde una tensione V1 nel bipolo. Diciamo che il metodo in questi casi non è particolarmente agevole o semplice, bisogna calare, diciamo, il caso generale nei vari casi particolari che ci si presentano. Nei casi che stiamo studiando in questa parte del corso, cioè quello dei circuiti in corrente continua, diciamo che abbiamo due casi tipici in cui io posso determinare direttamente il valore della corrente nel bipolo. Il primo, il più semplice, è quello del generatore di corrente. Un generatore di corrente in corrente continua è un bipolo attivo che sappiamo avere la corrente IG costante, essendo appunto in corrente continua. Quindi, valore
valore di corrente costante, questo semplicemente mi assicura che una volta che questo bipolo generatore di corrente sarà chiuso sarà all'interno di un circuito chiuso, la corrente da lui erogata, rispettando il verso indicato dalla freccia che accompagna il generatore, questa sarà proprio il valore IG costante attribuito appunto al generatore di corrente. Quindi un caso molto banale. Ovviamente, se il generatore di corrente è inserito in un ramo di un circuito chiuso, in quel ramo, in tutto il ramo, la corrente sarà uguale a quella del generatore. Altro caso tipico di base è quello del resistore. Per la legge di Ohm, noi sappiamo la relazione che esiste fra la corrente I nel resistore e la tensione V ai suoi capi. Ricordiamoci di rispettare la convenzione dei segni dei bipoli passivi, quindi la convenzione che associa il verso entrante della corrente al più della tensione. Nel momento in cui noi avremo rispettato questa convenzione sui segni, noi abbiamo dalla legge di Ohm che I sarà uguale alla tensione applicata ai capi del resistore diviso il valore della resistenza R, cosa che posso anche riscrivere come V per G, dove G è la conduttanza del resistore, cioè l'inverso della sua resistenza. In questi casi, diciamo, la determinazione della corrente è immediata. Per altri bipoli o in caso di circuiti non immediatamente risolvibili, dovremo effettuare un percorso di analisi che ci porterà fino ad avere la possibilità di applicare una di queste regole, di queste possibilità che ci vengono offerte, oppure trovare delle soluzioni alternative che vedremo nel proseguo.